Un quarto finale da favola regala alla Proger Chieti la vittoria contro Trieste. Finisce 89-68, ma fino a 4 minuti dalla sirena c'è stato tanto equilibrio. Parte fortissimo la Proger con un parziale di 12-2, ma Trieste inizia a difendere. Rosicchia punti, una tripla di Piazza riporta gli abruzzesi a più 8, 28-20, prima del controparziale che vale il sorpasso, 28-30. Si va all'intervallo lungo con Trieste avanti 41-38 e un Parks stellare da 20 punti. Nel terzo quarto Trieste all'inerzia e va al massimo vantaggio, più 6, Piazza da 3 e Harwood riportano la Proger a contatto, sempre Piazza per il sorpasso, show personale del play, 5 punti e un assist per Harwood e si va all'ultimo mini riposo con la Proger avanti 63-60. Ma lo spettacolo vero deve ancora iniziare, ovvero il quarto finale. C'è Diego Monaldi, direttore d'orchestra e leader indiscusso, triple, rimbalzi, liberi, assist, 73-62. Paga il quintetto atipico con Allegretti da numero 5, Trieste abbassa le percentuali, Chieti prova la fuga. Trieste non ci crede più, Sergio Dalla Lunetta è preciso e incanta con una schiacciata in entrata, su assist del solito Piazza. Con il suo modo di fare alla Peppe Poeta, il play biancorosso fa alzare in piedi tutto il Palale Ombroni e può iniziare la festa con Lilov che partecipa con la solita tripla, con Harwood che tocca il primo ventello stagionale. Quarto finale da favola, 26-8 il parziale, Parks stellare nel primo tempo è annullato dopo l'intervallo lungo. 20 per Harwood, 19 per Sergio, in attesa del derby, bene, benissimo così. Secondo quarto che aveva fatto venire qualche dubbio, ma un parziale finale di 26-8 davvero bello. Ma sapevamo che Trieste è una squadra che gioca con grande intensità e purtroppo nei primi due quarti l'intensità che ci hanno messo è stata nettamente superiore alla nostra. Nello spogliatoio ci siamo parlati, abbiamo saputo già reagire nel terzo quarto, infatti siamo andati sopra di tre, poi nell'ultimo quarto, quando probabilmente le loro energie sono venute meno, siamo riusciti a sbloccarci, a giocare con più tranquillità, cercando le soluzioni più facili e passandoci soprattutto la palla. Dove avete giocato con tanta intensità difensiva, avevate il controllo della partita almeno fino a metà terzo quarto, poi cosa è successo? Poi siamo un po' più, ci siamo spenti, è mancata completamente l'energia, invece quella di Chieti è aumentata in modo esponenziale, la maggior determinazione, la maggior lucidità di Chieti, noi avevamo, ripeto, tre giorni fa giocato.